ti ricordo, una vittoria sofferta, però alla fine è arrivata una qualificazione importante, soprattutto perché vuol dire andare a giocare al Dall'Ara di Bologna. È importantissimo vincere con sofferenza, vuol dire che la squadra ha già cominciato a capire che le cose si fanno sul serio e che bisogna soffrire per portare a casa un risultato importante. Adesso penso che questa è una gara storica per l'Aquila Calcio, andiamo a giocare a Bologna, al Dall'Ara. Niente, un altro mattone che mettiamo alla rinascita rosso-blu e a tutto quello che stiamo facendo di grande per questa città. Il buono e il peggio visto in questa prima uscita stagionale dell'Aquila, anche a livello di moduli, di uomini? Allora, il buono che ho visto delle geometrie perfette, ho visto dei giocatori già in palla a livello tattico e tecnico, è normale che di cattivo c'è stato il ritmo della gara, è stata una partita sotto ritmo, però lo sapevamo, abbiamo 15 giorni di allenamento, queste sono partite che più il gusto di volerle giocare che per le indicazioni che devono dare. Noi partiamo da un gruppo storico dello scorso anno, abbiamo inserito all'interno dei giocatori importanti, validi, di qualità, e sono convinto che anche quest'anno l'Aquila Calcio farà sorridere e non poco i nostri tifosi. Poco più di 2 settimane alla fine della sessione estiva, qualche altro ritocco, si è parlato appunto del centravanti che già abbiamo visto allo stadio uruguaiano, qualche altro movimento in entrata? Sicuramente, noi non stiamo con le mani in mano, lavoriamo 24H per migliorare quelle che sono le prerogative di questo gruppo, sicuramente prima della fine del mercato qualcos'altro faremo, però godiamoci già questa bella squadra perché penso che l'Aquila quest'anno è una squadra che possa far divertire.